Agitata ero per venire. Per venire qua? Sì, sì. Sì. Sì, allora io ho un marito francese che si chiama Jacques, che è molto simpatico, devo dire. Allora mi ha detto, sì, sì, mon amour, in effetti sarà forse la terza volta che vai in TV. Ho detto, non c'entra niente, è perché uno poi viene a conversare, a parlare di sé, è un'altra cosa. Allora mi ha detto, amore, perché ti ha visto quando hai lanciato al TG1 delle 13.30 sì, la puntata. Sì. E allora ha detto, ma amore, vai, giochi un po' con Mara, giochi un po' e basta con la tua disciplina del nord. Del nord! Sì, la mia disciplina del nord. Senti, ma lui vive a Parigi? Del nord. Tra Parigi, Roma, in giro per il mondo, insomma, cioè, sì. Voi, ma vivete insieme a volte? Capita? Sì. Siete sposati da molti anni? Adesso siamo sposati, sì, siamo sposati nel 2000, quindi sì, tanti anni fa ci siamo sposati. Ma sai che c'è chi dice che il segreto per stare tanti anni insieme è anche di non vivere tutti i giorni, 24 ore sì. al giorno, ma credo che anche tu è l'unico modo per sopravvivere a un matrimonio. È quello di, no, è quello che ognuno abbia però i propri spazi, è giusto che sia così, la propria indipendenza, il proprio lavoro e tuo marito sarà comprensivo con il tuo lavoro e tu sarai altrettanto comprensiva altrimenti con quello che fa lui. Peraltro voi vi siete conosciuti, eravate tutti e due inviati, no? Due inviati di guerra. Ci siamo conosciuti la prima volta a Baghdad nel 91. E, però eravate impegnati, eravamo letto tutto di te. Sì. Eravate impegnati sì, reciprocamente. Eravamo tutti e due impegnati, quindi è un po' come se ci fossimo aspettati, perché dal 95 poi ci eravamo liberi a quel punto entrambi e ci siamo messi insieme e poi ci siamo sposati nel 2000. Eccoci qua. E quando però sai, noi ci siamo incontrati sul teatro di guerra, lui non sapeva chi io fossi, lui era il capo dell'ufficio della Agence France-Presse, questo è quando ci siamo sposati. E io ero una inviata e oltre all'amore per una grande stima professionale sì, questo sì, è stato molto ha fatto molto da collante all'inizio insomma al vostro e sempre al vostro anche incontro. Perché abbiamo interessi comuni, discutiamo dell'attualità, ci interessiamo. Che cosa ne dice lui della politica italiana? Forse è meglio non Faccio dirlo.